europee. Oggi parleremo del programma in Spagna. In Spagna Eistadi offre un programma Classic. Il programma Classic è un programma tradizionale dove lo studente viene inserito in una famiglia ospitante e in una scuola pubblica. Potete scegliere se fare un programma Classic base, quindi dove la vostra famiglia e la vostra scuola si troverà e si potrà trovare in qualsiasi parte del territorio spagnolo, esclusa la Catalogna e i Paesi Baschi dove i colleghi non lavorano, oppure scegliere di fare una scelta di città. Abbiamo Madrid, abbiamo Valencia, abbiamo Carice, abbiamo Alicante, abbiamo diverse località che potrete scegliere per vivere il vostro sogno spagnolo. In Spagna è possibile partire per un anno, per un semestre o per un trimestre. L'esperienza annuale inizia i primi giorni di settembre e termina a giugno. Per il semestre e per il trimestre potete scegliere se partire a settembre e nel caso del trimestre il programma termina a novembre e nel caso del semestre il programma termina a fine gennaio, oppure scegliere di partire il secondo periodo. Il secondo periodo si parte a inizio febbraio, il trimestre termina a inizio maggio, mentre il semestre termina a fine giugno. Un elemento fondamentale della vostra esperienza in Spagna sarà la scuola. In Spagna sarete inseriti nel penultimo anno di scuola superiore spagnola, che corrisponde al primero del bachillerato. In Spagna ci sono degli indirizzi scolastici che assomigliano un pochino ai nostri e potrete scegliere voi quale percorso seguire. C'è il percorso umanistico, c'è il percorso scientifico o un percorso di tipo scienze sociali. Vi chiederemo di fare una scelta prima della partenza, ma sicuramente potrete cambiare materie o percorso una volta arrivati anche in Spagna. In base al luogo dove sarete sistemati è possibile che vi siano anche delle materie obbligatorie. Per esempio in Andalusia è obbligatorio lo studio del francese. Anche in questo caso non preoccupatevi, perché se non avete mai studiato francese sicuramente troveranno una soluzione. Una colonna portante dell'esperienza all'estero è la famiglia ospitante. In Spagna le famiglie ospitanti ricevono un piccolo contributo spese per l'accoglienza. Sono tutte selezionate dai nostri colleghi spagnoli e possono essere veramente di qualsiasi tipo. Abbiamo famiglie con mamma, papà e dei figli, famiglie meno tradizionali, non so, una mamma single, due papà, due mamme, una coppia senza figli. Siate pronti a trovare qualsiasi tipo di nucleo familiare. La cosa importante è che le famiglie spagnole vogliono condividere con voi la loro cultura e scoprire la cultura italiana attraverso di voi, quindi attraverso i vostri occhi. Un punto di riferimento fondamentale durante la vostra esperienza all'estero sarà il local coordinator. Il local coordinator è una figura che collabora con l'ufficio in loco, che vivrà vicino a voi, quindi vicino all'exchange student, e sarà appunto il vostro punto di riferimento per qualsiasi dubbio, domanda, supporto o qualsiasi tipo di esigenza, naturalmente sia per voi studenti che anche per la famiglia ospitante. Non preoccupatevi però, perché ci saremo anche noi di Eistadi dall'Italia a seguirvi durante questo percorso, quindi qualsiasi cosa chiamateci, scriveteci e saremo qui per voi. Una delle esperienze più belle per i nostri exchange student è sicuramente il Soft Landing Camp. Il Soft Landing Camp in Spagna è molto particolare perché i colleghi spagnoli fanno scegliere proprio a voi, quindi a voi exchange student, dove trascorrerete questi 3 giorni di gita iniziale. Naturalmente le città più quotate sono Madrid o Barcellona, ma ogni anno potrebbe cambiare. Il Soft Landing Camp corrisponde, come dicevamo prima, a 3 giorni di gita, di orientamento, dove avrete la possibilità di conoscere i colleghi spagnoli, ma allo stesso tempo conoscere altri studenti che, come voi, faranno l'esperienza in Spagna. Naturalmente studenti italiani, ma anche studenti da altre parti del mondo. Rispondiamo ora alla domanda più gettonata: come si diventa exchange student? Allora, il primo passo è sicuramente quello di seguire i nostri incontri informativi, ne abbiamo tantissimi durante le settimane per ogni destinazione, quindi potete sicuramente seguirli. Se invece siete già sicuri magari della destinazione o siete indecisi tra un paio di destinazioni, potete già prenotare un incontro individuale con il nostro team, con Eistadi. Tramite l'incontro individuale saremo in grado anche di proseguire con i vari step, quindi prenotare l'intervista di selezione in lingua inglese, assolutamente gratuita e non vincolante, e inizieremo il nostro percorso insieme. Grazie mille a tutti per essere stati con me e vi aspettiamo nella crew di Eistadi.